Ciao Lo, io sono Erissima e in questo video vi spiego come fare a vincere facilmente contro Ifrit nell'espansione multiplayer di Final Fantasy XV. Come potete notare, io ho tutte le armi al 120, requisito più o meno fondamentale se lo volete fare regolarmente, ma ancora più fondamentale avere una balestra al 120, potenziandola al massimo. Perché? Perché in questo piccolo exploit useremo praticamente solo quella. Il nostro obiettivo infatti è portare Ifrit a bloccarsi in un punto specifico della mappa in modo da poterlo colpire ripetutamente e comodamente fino alla morte con la balestra dalla distanza. Allora andiamo alla macchina e partiamo alla volta del palazzo. In tutto questo, quanto amiamo che il tasto salto sia lo stesso tasto per confermare questa cosa è bellissima. E c'è del pericolo laggiù. Vogliamo andare? Sì, vogliamo andare. Dobbiamo spaccare la faccia a Ifrit. Andiamo, dai, su, su, dai, su. Non andiamo? Andiamo, andiamo. Ci guardiamo anche la cutscene con Arden. Perché sì, dai, non fa mai male. Premessa, qui siamo obbligati a fare tutto offline e con i compagni con la demenza artificiale, quindi sono inutili, sappiatelo, non serviranno a nulla se non a morire e ci fanno anche un favore se muoiono al più presto. Perché il nostro unico obiettivo è far incastrare Ifrit. Ora io ho iniziato il combattimento facendo un po' finta che lo voglio fare per davvero veramente, ma non è così, quindi andiamo un po' avanti veloce e arriviamo al punto in cui vi faccio vedere il posto dove dobbiamo portare Ifrit. Eccoci qua. Allora, dobbiamo scendere questa scala che si vede qui mentre Ifrit ci sta lanciando palle di fuoco fantastiche. Ecco, lo dobbiamo portare qui prima di tutto. Si deve teletrasportare, eccolo qua. E poi, non appena si è trasportato qua giù, dobbiamo salire di corsa questa scala e sperare che si incastri. Visto? Lui adesso piano piano, io qui ho sbagliato perché mi sono teletrasportata giù, ma si deve fermare esattamente lì. E qui comincia il nostro arduo lavoro, cioè puntiamo, cerchiamo di non crepare, mentre lui targetta magari questi nostri amichetti che dovrebbero morire per facilitarci il compito, perché così almeno Ifrit sta proprio lì inchiodato e non ha nessun altro da targettare, perché il rischio con i compagni di squadra è che vadano giù e lo facciano muovere. Comunque questo è quanto, lui a un certo punto rimane lì e noi possiamo continuare tranquillamente a tirargli con la balestra, come si vede qua. Adesso purtroppo lui è distratto dai nostri amichetti che sono in crisi. Aspettiamo che li uccida, ma non ci schiodiamo da qua. Per ora lui sta continuando ad attaccare appunto perché vicino a lui ha comunque i compagni A che lo targettano, colpiscono, distraggono. Tanto Libertus, che è l'unico forse intelligente, viene qua da noi. Io ogni tanto mi sposto giusto per non prendere le cose in faccia, ma non si dovrebbe fare, vediamo. Eccolo. Finalmente si è buggato e rimane lì. E da qui inizia la lunga e triste lotta contro Ifrit. Questo è facile, è noioso, ma facile. E quindi dopo miriadi, milioni di miliardi di frecce,
due compagni morti su tre, ce la possiamo fare. Quindi facciamo un altro salto in avanti nel tempo e vediamo come va. Dopo essere invecchiati di qualche anno, finalmente il tedio può avere fine. Ciao Ifrit, addio Ifrit, speriamo di non rivederci mai più. Anche perché questo combattimento, se lo fate normalmente, è molto, molto, ma molto più difficile del combattimento nel gioco normale. Così è facile, noioso, ma facile. A me piace vincere facile, a posto. やっぱり王家の力はすごいな。ちょっと力をもらった兵士がグラウカや神様に勝っちゃうなんて。これなら未来の王様とも少しは楽しく遊べそうだ。じゃあ俺はいろいろと準備あるからさ。王の剣は 王様の言うことを聞いて、おとなしく島に行ってなよ。 Bene, abbiamo scongiurato la minaccia. Con questo ho ottenuto l'ultimo sigillo, di conseguenza il trofeo. Quindi ci possiamo salutare, matane!